dice testuali parole riprese da una sua dichiarazione: se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, possiamo diminuire la popolazione mondiale del 10-15%. E continua, aperte virgolette, solo un genocidio può salvare il mondo. Grazie ai suoi vaccini è riuscito a sterilizzare milioni di donne in Africa, ha provocato un'epidemia di poliomielite che ha paralizzato 500.000 bambini in India e ancora oggi con il suo DTP causa più morti della stessa malattia, così come con i suoi OGM sterilizzanti progettati da Monsanto e donati così generosamente alle popolazioni bisognose. Gli amici, per intendersi, di Ranieri Guerra, di Ricciardi e del noto virologo che noi paghiamo a 2.000 euro ogni 10 minuti per le presentazioni in Rai, sigla accordi con le società di medicina per l'indottrinamento dei medici del futuro, facendosi beffe della loro autonomia di giudizio e del loro giuramento. Ci sono le multinazionali high-tech come la Romana Engineering, amica tra l'altro del nobile Mantoan, o la Bendy Spoons della Pisano, per il controllo e la gestione dei nostri dati sanitari rispetto dell'agenda europea ID 2020 di identificazione elettronica che ricorre proprio alla vaccinazione di massa per ottenere una piattaforma di identità digitale, tra l'altro in continuo con la cessione dei dati già avviata da Renzi all'IBM. Renzi, che ricordo nel 2016, tra l'altro, ha dato un più 30% al Global Fund proprio di Gates. Ci sono gli amici di Aspen come Sassone Colau, che con i suoi report di 4 pagine da 800 euro l'ora, senza alcuna revisione scientifica, ci detta la sua politica da generale del Bilderberg, ben lontano dal campo di battaglia. Ma l'elenco è lungo, molto lungo. Ci sarebbe anche la Medtronic di Arcuri, eccetera, eccetera. Il vero obiettivo di tutto questo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani, ridotti a cavia e schiavi, violandone sovranità e libero arbitrio. Il tutto tramite i vostri inganni travestiti da compromessi politici. Allora, mentre voi stracciate il codice di Norimberga con TSO, multe, deportazioni, riconoscimento facciale e intimidazioni, avallate dallo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo paese, noi fuori con i cittadini moltiplicheremo i fuochi di resistenza in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti. Le chiedo gentilmente, Presidente. Colleghi deputati, questo è un Parlamento libero dove ciascuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni e ognuno è tenuto a rispettarle. Se non le condivide, a sua volta ha la libertà di manifestare il proprio pensiero.